avendo dovuto rinunciare alla Serie A3, questa squadra è nata veramente in 15 giorni. Punteremo a vincere il campionato, questo poi chiaramente vedremo man mano che andiamo avanti. Siamo un bel gruppo under 14 e under 15. L'anno scorso sono state campionesse regionali under 13 e quindi quest'anno ci ricandideremo come appunto per questo campionato 14 e 15. E poi l'anno scorso abbiamo anche vinto il John the Game, che è proprio il 3 contro 3, vincendo sia la fase regionale provinciale, ma siamo andati alla fase nazionale. È una delle poche società, diciamo, siciliane che è riuscita ad arrivare alla fase nazionale e arrivare terzi a livello nazionale con questo gruppo 99. Noi sappiamo perfettamente quali sono le problematiche di un'amministrazione comunale. La crisi c'è ovunque, è diffusa, figuriamoci se anche nelle istituzioni non c'è poca liquidità e quindi noi non chiediamo essenzialmente un aiuto in termini economici. Noi vorremmo dall'amministrazione che ci mettesse a disposizione una struttura come il Paolo Auditore senza pagare dei costi assolutamente insostenibili, ecco, fare piccole cose che per noi sono grandi cose. Come si attiverà il comune di Palermo per promuovere gli sport minori di questa città come il basket, la pallavolo e tanti altri? Ci attiveremo creando le opportunità perché questi sport non siano considerati figli di un dio minore, perché il calcio è uno sport bellissimo, ma non possiamo consentire che lo sport sia soltanto il calcio guardato, neanche giocato. Promuovere la pallacanestro piuttosto che il rugby, piuttosto che il football americano è un modo perché Palermo possa tornare ad essere una città completa. Si può fare sport anche fuori la città, si può fare sport anche senza la città, ma una città senza sport è una non città. Allora, se vogliamo costruire la città, la comunità cittadina, dobbiamo promuovere gli sport e in questo caso devo esprimere apprezzamento agli operatori economici, agli imprenditori, alle piccole e medie imprese, agli sponsor che hanno reso possibile la continuazione di una grande esperienza di pallacanestro femminile a Palermo che avrebbe dovuto e potuto l'anno passato entrare nel campionato di Serie A e che ha dovuto per ragioni finanziarie ed economiche rinunciare ed è un peccato pensare che c'è una qualità atletica e agonistica che non può invece ricevere i risultati che meriterebbe di ricevere. Oggi significa tantissimo stare ai vertici dello sport nazionale in una situazione di crisi economica che si sente molto, in maniera molto forte al sud e soprattutto a Palermo, una città che è assolutamente in questo momento all'ultimo posto come numero di impianti sportivi in città. Però c'è una grande volontà da parte di tutti, del mondo dello sport, ma soprattutto dell'amministrazione comunale, voglia di trasformare Palermo in una città a mentalità sportiva.